Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video un po' strano. Allora, vi spiego praticamente. Qualche minuto fa un mio amico su WeChat mi ha scritto e ha detto: Kai, devi venire nel nostro clan, abbiamo un bug veramente strabuggato. E ho detto: di cosa si tratta? E praticamente sto qua mi manda la screen. E praticamente c'era il Town Hall ancora in vita e i domatori da una parte che non si muovevano. E ho detto: bah, una screen. Dopo mi spiega che praticamente i domatori non sono andati più a prendere Town Hall nonostante avessero distrutto tutti gli edifici esterni. Mancava praticamente i Town Hall. Allora mi ha dato il tag del clan e sono andato a darci anche un'occhiata. Allora il giocatore Raul ha fatto l'attacco, perciò lo saluto. Dato che sono nel clan e ci sono, vabbè, saluto tutti i componenti del clan Caput Mundi. Non so se l'ho pronunciato giusto. Allora, l'attacco in questione è stato fatto contro il numero 7. Come potete vedere, ragazzi, il nostro amico Raul ha fatto 99% senza il Town Hall. Ma in teoria sarebbe stato un 100% con il Town Hall. Ora andiamo a vedere il perché. Il perché non ve lo so spiegare io. Andiamo a vedere il come mai, casomai, ecco. Allora, il nostro amico Raul innanzitutto tira fuori le truppe del castello, perciò ottima tattica, e distrugge naturalmente con le pozioni veleno le truppe sull'interno. In questo caso sono mongolfiere e un drago maledetto. Ecco ragazzi, se le truppe sono all'interno di questo cerchio del veleno e ci stanno per parecchio tempo, perdono più vita. Ecco, ora butta anche la seconda pozione del veleno e distrugge. Ok, facciamo per 2, per 4. Ok, drago distrutto. Bene, Raul butta i golem. Maghi al seguito. Questa è una Go We Hog, golem, maghi e domatore praticamente. Da un lato ha messo la sua Go We, seguita dai suoi eroi rispettivamente al 10 e al 10, e farà una distruzione laterale. E poi, facciamo per 4, dal basso butterà tutti i suoi domatori. Ok, mette anche una pozione salto, il re barbaro entra dentro, ragazzi. Si mette, ecco ragazzi, sono usciti i suoi maledetti scheletrini. E vabbè, il re Babylon non ha preso il Town Hall. All'interno del villaggio attualmente non c'è niente. No, ecco ragazzi, è entrato dentro un golemino. Guardate bene, questo scheletrino non è un editing, ma proprio il scheletrino che è incastrato. Perciò penso che con questo nuovo aggiornamento la Super Cell abbia proprio un bug. Ecco, guardate anche qua. Questi sono i scheletri di difesa del villaggio che hanno saltato la prima linea di muri e dopo si sono praticamente fermati, non si muovono più. Perciò se qualche sviluppatore della Supercell dovesse vedere questo video, cercate di risolvere questo problema, perché come possiamo vedere alla fine di questo video, il nostro giocatore Raul non riuscirà a fare il 100%. Come potete vedere, mancano ancora 1 minuto e 13 secondi. Perché? Perché? Prende i golem là, toc toc, posso entrare, toc toc, posso entrare. E qua invece ci sono ancora gli scheletri di difesa che non fa niente, niente. Ragazzi, vi assicuro che non è un editing, dopo non ne sono capace di fare una roba del genere. È proprio un bug di Clash of Clans. Perciò speriamo che in futuro, con qualche manutenzione, con qualche aggiornamento, lo risolvano. Perché se no queste difese qua saranno praticamente tutte le difese buggate. E alcuni giocatori potrebbero sfruttarlo a proprio vantaggio. Che secondo me non è veramente il top, perché non è molto giusto. Ragazzi, immaginatevi la reazione del clan e soprattutto dei giocatori che guardavano in live questo attacco, ma soprattutto ancora la reazione di Raul che... Perché domatori non entrate? Perché? Perché? Ok ragazzi, questo è il bug che vi faccio vedere oggi. Sotto nei commenti ditemi se vi è capitata una cosa analoga o è proprio un bug singolo, cioè una cosa che è capitato uno su milione, o è successo persino anche a voi. E come al solito ragazzi, vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.